Buongiorno, nuovo vlog. Buongiorno, buongiorno a tutti, nuovo vlog domenicale. Io vi chiedo scusa per i miei capelli, ma stamattina non avevo assolutamente voglia di pettinarmi. Ho comprato questi nuovi elastici tipo Invisibobble, non so come si chiamano, penso così, che mi piacciono moltissimo. Vabbè, ma ne parleremo poi approfonditamente. Oggi è domenica, quindi una domenica casalinga per il momento, ma penso che così resterà perché ci sono le partite, quindi secondo me da mezzogiorno e mezza fino a notte inoltrata mio marito sarà collegato con le partite e quindi non si farà un tubo. Massimo, forse faremo un giro da Risparmio Casa perché devo prendere l'ammorbidente che non ho trovato l'ultima volta che ho fatto la spesa lì per Tosano, e quindi ho deciso di comprare comunque a da Risparmio Casa. Avevo girato dei video, infatti sono un paio di giorni che non vedete i miei video, adesso non so quando andrà online questo, però in generale non vedete i miei video da un paio di giorni. Di solito io comunque pubblico fino al venerdì, difficilmente sabato e la domenica, ma fino al venerdì praticamente sempre, perché avevo girato dei video sbagliando le impostazioni della fotocamera e praticamente le riprese, che inizialmente sembravano belle, fluide, tutto quanto, io venivo a righe, quindi erano dei video da seduta, venivo a righe, sembrava una deficiente, insomma, non, veramente, io di solito, se c'è qualche luce sbagliata, qualche ripresa sfocata, qualcosa del genere, diciamo che me ne frego un po', cioè nel senso, ci tengo tanto, mi impegno, ma non sono una videomaker molto coi baffi, per cui va bene. Qui vedete, c'è una sporta del Famine, dentro ci sono tutte delle mie felpe, di quelle da casa, ma non solo da casa, nel senso che io comunque ho un abbigliamento di norma molto sportivo, tranne che insomma se devo uscire a cena o devo a un impegno eccetera eccetera, in cui cerco di vestirmi un pochino più carina, però di norma io sono sempre vestita un po' così, no? Cioè molto sportiva. Questa infatti è nuova, è della Decathlon e fa parte di, volevo farvi vedere il particolare della manica, se ci riesco senza, vabbè, di là c'è di tutto. La manica è fatta così, quindi elastica. Fanno parte di quelle collezioni di Decathlon che sono collezioni annuali praticamente della sezione trekking, che fa anche ridere, associato alla mia persona, che praticamente gli anni scorsi c'era questa, ad esempio. Faccio vedere queste, che sono da buttare, neanche da portare alla Caritas perché sono da buttare. Quindi c'era questa fatta così, col collo così, un altro anno c'era quella con il collo più basso, quest'anno c'è questa. Solitamente costano 5,99 euro queste felpe, sono diciamo felpe di pile, molto calde, molto leggere però, quindi non pesanti da portare, però insomma sono da battaglia, ecco, si usano un annetto o due poi ciao, perché lavandole, rilavandole eccetera eccetera. Quindi ho fatto un po' di shopping da quel punto di vista perché avevo bisogno di rinnovare da quel punto di vista, ripeto, il guardaroba, e quindi ho preso quelle cose, qui ho preso un paio di pantaloni della tuta, insomma cose molto da stare in casa, quindi ho preso questa di questo colore, poi ne ho prese due nere che non capisco se sono nere o blu, secondo me sono blu, però vabbè, va bene. Ne ho presa una viola, sempre di questo, sempre uguale, il modello è lo stesso, e poi ne ho presa un'altra nel reparto uomo perché mi piaceva il colore, perché era una specie di verde smeraldo che mi piaceva molto. Tutte queste chiacchiere, io non volevo usare questa fotocamera per girare oggi, ma l'altra, la vedete lì, è in carica, perché purtroppo io faccio così, giro giro giro, poi dopo le fotocamere sono scariche e non ho più possibilità di sistemarle, quindi niente, questi sono gli acquisti che ho fatto, e anche mio marito ha fatto un po' di shopping per quanto riguarda il vestiario. Siamo andati, allora, io non ho problemi ad andare nei negozi comunque asiatici, cinesi eccetera eccetera, però devo ammettere che ci sono comunque una qualità di cose veramente scadente. Non crediate che queste maglie della Decathlon siano fatte comunque chissà dove, secondo me sono fatte in Cina anche loro, però insomma diciamo che c'è negozio cinese e negozio cinese, e ce n'è uno a Mantova che si chiama Niao, che in cinese vuol dire ciao, penso sia una catena perché ce ne sono tanti in giro, forse proprio per, non so se per tutta Italia, ma per il nord Italia, o altrimenti ci sono tanti negozi cinesi che si chiamano Niao, dove comunque le cose costano un pochetto di più della norma,
diciamo la media, insomma, dei negozi asiatici, però hanno vestiti veramente carini, sia da donna che da uomo. Io non dovevo comprarmi nulla, diciamo, perché non avevo bisogno di vestiario, diciamo, per uscire, ma avevo bisogno proprio di vestiario per stare in casa, insomma, per affrontare l'inverno, ma anche per uscire. Vi ripeto, se vado via col camper, ho già macchiata qua, no? Se vado via col camper, insomma, o cose del genere. Mio marito invece aveva bisogno di qualcosa e quindi si è comprato delle cose da vestire. Io cercavo un paio di scarpe che sono, le avevo prese lì l'anno scorso, che sono queste qua. Adesso vi ci porto. Scusate se traballate, ma ve lo ripeto, la fotocamera non è quella giusta. E quindi si fa come si può. Di solito gli youtuber normali non camminano. C'è anche la lavatrice. Io sono gialla, ma come al solito. Oggi, se andiamo a Risparmio Casa, vedo di prendere una. Sono queste qua. Adesso sono un po' sporchine. Queste qua. Io queste scarpe l'anno scorso le ho, cioè, usate in un modo esatto. Sono bellissime. Hanno qua di fianco il laccetto, insomma, la cernierina, che si può aprire e chiudere, insomma, a seconda di, io lo lasciavo sempre chiusa. Hanno il pelo tipo gli Ugg, li ho amati tantissimo. Li ho presi di questo colore ancora, comunque non sono da buttare, anzi, però volevo vedere se li trovavo neri per riprenderli per quest'anno, perché sono bellissimi sotto i leggings. Comunque il leggings è tutto stretto e quindi ci va per forza una scarpa che sia un po' alta, sul collo. In realtà, non li ho trovati perché c'erano dei modelli più o meno alti uguali, ma non fatti così. Cioè, io questi me li infilo senza neanche chinarmi e vado per il mondo. Comunque, chissà se li troverò. Si è rotto lo scoppettino del bagno, interessantissima cosa. Ho comprato questo. Vabbè, non è niente di speciale. È sul grigio, però è un grigio caldo. Qui forse si vede male. Questa la metterò come immagine di copertina. Dunque, volevo farvi questo breve mini video, che comunque potevo fare un video alla parte, ma non avrei fatto in tempo perché ci mio marito ci tenevo molto a, come si dice, farvelo prima che finisca la promozione. C'è una promozione da Kiko, in sostanza, promozione labbra, diciamo, figurate se io non potevo non aderire, in cui praticamente voi comprate due prodotti labbra e altri due che mettete nel carrello vi vengono, insomma, gratuitamente. Ovviamente nel carrello vi vengono gratuitamente quelli che costano di meno, quindi vi consiglio di non comprare quelli, in offerta, perché non ha senso. Io comunque in teoria dovevo fare un ordine Kiko già da un po', perché volevo comprare la matita per sopracciglia, che è quella che mi vedete indosso adesso, che adesso vi faccio vedere. E quando ho visto quella promozione, e quel giorno, cioè esattamente una settimana fa, sabato scorso circa, sì, quindi 8 giorni fa, c'erano i prodotti occhi scontati al 40, oltre che questa promozione. Quindi, insomma, ho approfittato di tutto e ho preso questa matita labbra, sì, labbra, matita per sopracciglia, che, vabbè, sono le classiche, matite sopracciglia di Kiko, nel numero 05 brunette. Io non l'avevo presa in considerazione mai, perché per me brunette era per brune, quindi non sarebbe andata bene per me. In realtà vi volevo far vedere che io qua l'ho swatchata. Questa sopra è quella Kiko e questa sotto è quella che avevo fatto vedere l'altra volta, che è la Manga Brows. Quindi sopra Kiko, sotto Neve, e sono, anzi, sembra addirittura più rossastra quella di Neve, di Kiko. Ce la posso fare. Perché l'ho presa? Mi piace molto questa matita, ma onestamente la preferisco per rifinire, dare un tocco, insomma, più ceroso. Non so come spiegarmi le sopracciglia, perché è troppo morbida. Voi la vedete così, ecco, in questo stato, per esempio, la punta c'è ancora, in teoria si riuscirebbe a fare, ma non si riesce a disegnare le sopracciglia perché il tratto viene troppo spesso, o almeno io magari non lo so usare, è troppo morbida. Poi contate che da questo lato ha un altro colore più chiaro, che comunque è un colore molto bello per le bionde ramate, quindi contate che la matita arriva fino qui, insomma, io non manca molto, dato che la devo comunque, temperare ogni volta che la finisco. Per cui, insomma, dato che io ho sempre usato queste delle Kiko nell'altro colore, che era il numero 2, credo, ho deciso di provare e sono rimasta molto molto contenta. A parte che, insomma, comunque costano 5 euro, non so se 5,90 euro o 4,90 euro, comunque intorno ai 5-6 euro. E
sono veramente buone, durano perché comunque durano anche sull'occhio, si disegna bene perché non è troppo dura e non è troppo morbida, per cui secondo me queste qui sono perfette, hanno una tipologia di mina particolare, nel senso che è sottile, però in ogni confezione trovate il suo temperino, ecco. Veniamo alle labbra. Queste che vedete disegnate qua, io vi ho già fatto gli swatch, sono le matite labbra che ho comprato, le classiche matite labbra, creamy comfort, lip liner, eccetera, eccetera. Io ho preso la numero 314, che è questa qua, che vedete più comunque scura, perché io ho diversi rossetti scuri, insomma adesso li vedrete anche adesso. La seconda che vedete, questa qua, esattamente, speriamo che metta un po' a fuoco, perché non mi pare molto bene. Eccola, è questa che è la numero 302, che è questa qui, adesso voi la vedete un pochetto più spenta, è questo colore qui, insomma un po' rosato, e poi ho preso l'altra che vedete soprattutto, questa qua, che è questa qua che è la numero 301. Purtroppo sono rimasta un po' delusa, perché da vedere gli swatch così, su, sia sul sito comunque che... sulla mano, contate che la mano è più scura rispetto alla parte intorno alle labbra, ma comunque più chiara delle labbra, risultano comunque colori più spenti, messi sulle mie labbra sembrano quasi fosforescenti, cioè a me spariscono le labbra. In questo momento io su la 301, però ci ho mischiato su un po' di un'altra matita che è la mia classica, che oramai ho finito le scorte, ma vabbè, la Lovely Frappuccino di Essence, che non fanno più da una vita ormai, perché mi risultava veramente troppo chiara, cioè a me i rossetti chiari piacciono, perché a volte quando mi faccio certi tipi di trucchi negli occhi mi piace che le labbra siano un po' spente, però non so come dirvi, mi dava come l'impressione che fosse quasi fosforescente, non so, una cosa strana. Ho poi preso tre rossetti, appunto, perché vi dicevo c'era la promozione, quindi insomma io in tutto quello che avete visto ho speso 22 euro, quindi insomma verrà completa la spedizione, perciò insomma è stata una promozione molto, molto buona. Ho preso tre rossetti di due linee diverse, della linea Gossamer, non so se si pronunci così, Gossamer o Gossamer, che è questa qua, cioè io non so se sì, comunque questo rossetto è il 102, appunto, io avevo preso in abbinato alla matita, e il rossetto in questione è questo, vabbè, è un nude rosa praticamente, così, ora voi lo vedete così, questi hanno un finish semi matte, cremoso, comunque sono rossetti cremosi, sono tra i più belli di Kiko secondo me, perché hanno dei bei colori pieni, ma comunque durano, si possono ripassare, sono molto confortevoli, mi piacciono tanto. Poi sempre della stessa linea, cioè Gossamer, ho preso uno dei colori, cioè dei colori che piacciono a me, è il 128, questo qua, che praticamente è questo colore molto autunnale, color vino proprio. Io ho già un colore simile, ora qui risulta un pochino con meno punta di rosa, ma ce ne ha un po' di più di quella che vedete, quindi proprio un color vino. Ho già un rossetto simile, però è uno dell'altra linea di Kiko, quella che comunque è una sorta di tinta labbra, quindi volevo un rossetto cremoso. Poi ho preso un altro rossetto sempre scuro, che è il color 316 della linea invece dei Velvet Passion, che sono quelli comunque rossetti cremosi ma dal finish matte, quindi un po' meno morbidi di quelli che abbiamo visto. Il colore, vi dicevo, è il 316 ed è anche questo un colore che somiglia un po' all'altro, ma come vedete ha una componente, non c'è la componente rosata, ecco, quindi questo ce n'è ma ce n'è poca, ecco, quindi questi sono colori che a me piacciono molto, e vi ripeto, io non compro tanto quanto compro i nude, che sono i miei colori preferiti comunque, dai più chiari ai più comunque strong, però mi piacciono molto per l'autunno, e siccome ne avevo un paio di questi tipi di colori, ma tutti quanti versione tipo tinta labbra, ho deciso di prendere appunto in queste versioni più cremose e più confortevoli, ecco, quindi
Questo è quanto. Volevo dirvelo adesso perché vi stavo dicendo, questa promozione scade il 5 di perché comunque la cosa principale, non l'ho detta, il 5 di novembre, quindi secondo me tra pochissimo. Se non è già scaduta, io vi domando scusa, ma purtroppo io avevo girato un video haul, ma era incaricabile questa volta, come vi dicevo prima, non si vedeva nulla, non mi si vedeva tutto a righe, come se quando la televisione non va, avete presente? Perché avevo schiacciato io un'impostazione nella fotocamera, non essendo completamente in grado, cioè voi lo sapete che io non sono in grado. E quindi insomma, vabbè. Ho una nuova ossessione, vi stavo dicendo prima che volevo andare comunque da Risparmio Casa più tardi, magari ci andrò da sola perché magari mio marito vuole vedere le partite, quindi mi prenderò su e andrò a farmi un giretto. Eccomi tornata, vi stavo dicendo, ho preso un'ossessione per questo morbidente che io non so se quello che avevo comprato io era fallato o no, o cosa, però io l'avevo provato, mi era piaciuto, ma non era così buono. Che il ammorbidente Mon Amour, comunque felce azzurra, profumazione blu mare. Io l'avevo comprato diverse volte a Lipertosano, ma non mi sembrava così buono. Non ho cambiato neanche per dire il detersivo. E addirittura ve ne dico un'altra: cioè, mi piace molto la profumazione, ma la profumazione che poi resta sui capi è diversa da questa, perché è una profumazione assolutamente muschiata, come fresca. Buonissima, infatti sono agli sgoccioli, non l'ho trovato a Lipertosano l'altra volta e voglio andare a fare un po' di scorta alla Risparmio Casa, vedremo, vedremo. E basta, adesso andiamo a vedere mio marito se è tutto a posto, si sta già collegando con la NASA per vedere la partita. Tavo, sei in bagno? Eh? Altra volta? Ma ostie. Magnare abbiamo magnato. Adesso sono nel lettino, un po' di coccolina sotto le coperte, perché fuori c'è un tempo terribile. Pioggia, vento, freddo. E quindi sopra si sta bene sotto le coperte, dato che finisco che si fa, si finisce di asciugare insomma le cose nell'asciugatrice. È il tempo giusto per fare all'amore, in realtà. Niente All'amore, sì. amore, ma ci riposiamo un attimo. Che queste giornate veramente. Sono stata da Risparmio Casa, in teoria dovevo andare da sola, poi mio marito era finito i primi tempi delle partite, è voluto venire anche lui improvvisamente. Siamo stati comunque via una mezz'oretta, non di più. Sono andata principalmente per prendere, come vi dicevo, l'ammorbidente Mon Amour. Questo è quello della felce azzurra, precisamente blu mare, è la profumazione che ultimamente mi ha fatto entrare in totale fissa, quindi ho preso due di questi. Poi una cosa che qua non vedrete perché è di là in carica, comunque mio marito si è preso uno di quegli affari che accorciano la barba, non so se avete presente, comunque sono delle cose che accorciano la barba o la tagliano, anche una sorta di quelli che tagliano i capelli però in miniatura, ecco. Poi ho preso, dato che era in offerta, ed è uno dei miei bagnoschiume preferiti, questo della Dove, il bagnoschiuma di bellezza idratante, quello classico, non alle varie profumazioni, anche se sono tutte buone, questa è quella che io preferisco. Poi ho preso una confezione di queste grandi di ammucchina disinfettante soluzione concentrata. Questa è quella che si utilizza anche per gli alimenti, per disinfettare tettarelle, insomma cose varie anche dei bambini. La comunque dobbiamo utilizzare per fare la diciamo, disinfettare che si fa comunque periodicamente con le tubature del camper. Quindi si mette una certa dose di questa mucchina e si fa girare quest'acqua per i tubi in modo tale che comunque si disinfetti ogni tipo di acqua stagnante che poteva esserci rimasta nei tubi, eccetera, eccetera. Quindi ho preso questa. Poi ho preso queste goccine Tesori d'Oriente che io non ho mai provato. Non so neanche bene la profumazione perché sono tutte chiuse ermeticamente e non si può sentire. Cioè, quindi non so, la profumazione in questione è muschio bianco e giglio, dovrebbe comunque piacermi. Era in offerta intorno ai 4 euro, quindi insomma ho pensato di provare. Poi in offerta 1,99 euro ho preso questa tazza bellissima,
per i miei cappuccini giganti è comunque molto larga, ma non tantissimo profonda, quindi la quantità più o meno sarà la stessa che io uso con la mia tazza, insomma, normale. Però, siccome mi si sono bruciate le luci della K, siamo stati in un altro negozietto, un negozietto asiatico, cinese, insomma, che dir si voglia, a prendere queste due lampadine piccole, perché lì da risparmio a casa non c'erano con questo attacco e così piccole, c'erano con questo attacco ma troppo lunghe non ci stanno, e quindi abbiamo preso queste. Poi finché ho preso l'essenza, all'olio essenziale alla lavanda, questo qui, allora io vi voglio consigliare questi oli essenziali di questa marca, che adesso cerco di farvela vedere. Si chiama Sweet Home Collection, è made in Italy, qui c'è il simbolo, è made in Italy. Questa è la lavanda, ma ci sono tante altre profumazioni, costano pochissimo, io le trovo appunto al negozio cinese, ma non so se si possono trovare in altre parti. Costano, ripeto, un pochissimo, perché costano 1,50 euro e sono buonissime. In questo momento è in uso nel mio amico là, adesso cerco di farvelo vedere meglio possibile. Vabbè, là c'è un cadaverino che dorme. Ho lasciato il cambio luci così, e c'è il mio affarino che va e fa un profumo buonissimo. Io amo molto la lavanda, ma deve essere un tipo di lavanda particolare, cioè un tipo di lavanda fresca, aromatica, non di quelle un po' chimiche, che sa di detersivo per i pavimenti, la lavanda, ecco, non so se mi sono spiegata. Questa mi piace tantissimo, infatti sta andando adesso e mi sta profumando tutta casa. Amo sempre di più quel, come si dice, quel profumatore, perché secondo me è bellissimo. Io ve lo voglio far vedere con la luce spenta. Guardate quanto è bello, che cambia colore, eccetera eccetera, è rilassantissima, anche perché questi tipi di profumatori che emettono, insomma, vapore secco profumato, fanno un rumore che non credo che riusciate a sentire dalla fotocamera, ma un rumore che è rilassantissimo. Il disperato, dai, disperato, cadetti, cosa c'è la mamma, ti è successo qualcosa che non mi vuoi raccontare, amore mio? Sì, dai, fai il bravo. Ti è venuta la pacciccia, di dove vai? Lui deve stare sempre a giocare, a dare bacini, a far coccoline. Lui è un matto, 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 questo puntino, matto, 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 questo puntino, matto, 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 matto. Fatti vedere bene, dai, che le bimbe ti vogliono vedere. Ehi, vedere, dai, fatti vedere come sei bruttissimo stamattina, come sei cessoso, cessosino, 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 bruttosino, bruttosino. Ragazze, come vlog domenicale io lo chiudo qui, anche perché penso che la nostra domenica finisca praticamente qui, nel senso che c'è un tempo talmente brutto fuori, umido, nel senso che proprio sono quelle bellissime giornate che io adoro per stare in casa. Quindi ci vediamo alla prossima, vi ringrazio come sempre, e vi mando un abbraccione. Ciao ciao!